Ciao ragazzi, sono Giacomo Pasquali ed oggi parliamo di un oggetto assolutamente innovativo nella catena di noi chitarristi, il Reference Cables UFO. Fortuna di mettere le mani su uno dei primissimi prototipi di UFO, grazie alla mia ormai storica collaborazione con Reference Cables che va avanti da più di 10 anni. L'UFO è questo oggettino qui e sarà disponibile in versione blu, come questa che ho io, in versione rossa ed in versione marrone, che sono i classici colori che utilizza Reference. Chi già conosce Reference Cables sa già di cosa parlo. Per chi non la conoscesse, può approfondire collegandosi al link che vi lascio in descrizione. Innanzitutto vediamo come funziona UFO. È semplicissimo. Un cavo è già saldato ed è quello che andrà nella nostra chitarra. Lo possiamo agganciare o alla cinta dei pantaloni o ad una tasca, insomma, come fosse un body pack o alla tracolla della chitarra tramite questa clip qui dietro. C'è una batteria da 9 V. Il modello definitivo di UFO, perché vi ricordo che questo è uno dei primissimi modelli, avrà anche un LED. Il LED ci indicherà, una volta che sarà acceso, che avremo a disposizione le ultime 24 ore di funzionamento, quindi molto comodo. Una volta fatto questo, dall'uscita dell'UFO andiamo alla nostra pedaliera o al nostro amplificatore, quindi niente di più semplice. Ora che abbiamo visto come funziona UFO, vediamo cos'è. Per definirlo meglio, partiamo dal dire cosa non è UFO. UFO non è un buffer. Non è un booster e non è un enhancer, se queste erano le categorie che forse potevano venirvi in mente. Non è nessuna di queste categorie e non c'è nessun altro prodotto sul mercato di cui io possa parlarvi, con cui possa confrontarlo, perché UFO è un oggetto completamente innovativo. Il contenuto all'interno di UFO è un segreto di Angelo Tordini e di Reference Laboratory e quindi non posso scendere più nei dettagli perché non sono rivelati da Reference. Quello che è certo è che UFO è elettricamente neutro. Cosa vuol dire? Che non colora, non aggiunge, non si comporta come un elemento che dovrebbe darci qualcosa in più, calore in più, colore in più, come se magari facessimo passare la nostra chitarra attraverso un EQ valvolare. UFO è neutro, ma è neutro nella maniera in cui si pone come obiettivo quello di trasferire in maniera più neutra, fedele e trasparente possibile, il contenuto del nostro strumento. Quindi che vuol dire? Vuol dire fare attenzione a riportare tutto il dettaglio che abbiamo dalla nostra chitarra, dai nostri legni, dalle nostre corde, dai nostri pickup. Quindi trasferire in maniera più fedele possibile il contenuto del nostro strumento. Quello che ho sentito io, e spero apprezzate anche voi negli esempi che ho prodotto, è proprio che UFO
ci dia un dettaglio più generale, ci dia più armoniche, più energia, ma senza modificare il timbro dello strumento o cambiarlo. Sono dettagli, infatti UFO lavora proprio sui dettagli dello strumento, infatti non sentirete variazioni o differenze assolutamente incredibili, perché UFO è neutro e quindi semplicemente ci aiuta ad avere quel dettaglio in più delle caratteristiche del nostro strumento, perché come si sa sono i dettagli a fare la differenza. Spero che vi sia piaciuto questo video sul Reference Cables UFO, un video in assoluta anteprima perché UFO non è ancora uscito sul mercato. Vi lascio un link in descrizione per scaricare i file WAV relativi agli esempi audio che avete ascoltato e che ho prodotto qui dal mio studio in modo da ascoltarli in assoluta calma e fare le vostre valutazioni. Per il resto spero di riuscire presto a sentire i vostri commenti appena l'UFO sarà in commercio e io credo che ne sentiremo davvero parlare perché è un oggetto veramente nuovo, utile e attento a tutti quei dettagli che permettono ai nostri amati strumenti di prendere ancora più vita.